Fermali, ti avevo detto, non le fai, vedi che vanno via. Loro. Che ce l'hai? No, lui non vuole essere ripreso. Luca. Ah, Luca no? Non vuole essere ripreso, no. Per valutare effettivamente se a 6, 7, 8, 9, 10. No, stessa vibrazione sulla coscienza. Ecco due stelle del firmamento. Bene. Grazie. Grazie. Helene, Magdalene, la luna. Quindi vediamo che teologia, astrologia, sincretizzano perfettamente, senza pieghe, senza... Tutto è a posto. Quindi questi sono i domicili dei pianeti. E la ragione per cui stanno in queste posizioni è per questo. Il Sole è fuoco e sta nel segno Leone di fuoco. La Luna è acqua, Maria, M marittima, acqua, marina, Maria. Via dicendo, quindi questo è il segno di acqua, canto, acqua. Perché questi simboleggiano l'estate. Qui Mercurio, cambiamento. Mercurio, cambiamento. Questi sono segni mutabili. Via dicendo. Comunque, il punto è questo, che questi sono i domicili dei pianeti perché hanno la stessa risonanza o vibrazione con quei segni. Stanno meglio in quelle case. In astrologia questo si spiega in questa maniera. È come un re che nel suo castello, insediato sul suo trono, potentissimo, però quando sta fuori dal suo castello, quando questi pianeti, per esempio, non sono nei suoi segni, Marte sfrutta molto del fuoco di Ariete, se nella vostra carta nativa Marte si trova in Ariete o in Scorpione, riceve 5 punti di dignità. Questo lo facciamo domani. Non voglio fare un coso di astrologia a questo momento, perché so che dobbiamo uscire e voglio finire con questa scienza qui della onda. È come solo la onda contiene tutte le informazioni. Io ho dato solo un esempio. Per esempio, se uno parte dal punto di vista fisico, chimico o alchimico, lui vorrebbe vedere gli elementi che ci stanno dentro qui. Qui c'è piombo, qui c'è oro, questo è stagno, Giove, stagno, Marte, ferro, Venere, rame, Mercurio, argento, oro. Questo si dice, chi è Flavio? Rame. È fatto ottone, sì, bronzo, però qui c'è una lega di semisale. Vi hanno detto che ci sono questi 7 sì. Metalli qui, sì. Anche oro argento, così? Sì, anche oro argento, sostanzialmente bronzo, sì. Una percentuale, però sarà più direi stagno e rame. Rame proprio. Quindi dal punto di vista alchemico si può riempire questa ruota
dal punto di vista astrologico si può riempire, si può partire da qualsiasi scienza e qui si trova tutto. Questi gradi, 30 ciascuno in ogni segno, arrivano alla famosa cifra di 360 gradi e questi sono diversi angoli oppure angeli. Sono angeli, quindi chi è nato il primo grado di Ariete ha questa vibrazione particolare di quel angolo. Chi è nato nel secondo giorno, secondo grado, ha tutto un altro angolo, un altro angelo, e ci sono 360 di questi. Ovunque si va nel mondo e si va a vedere templi antichi, si trova sempre templi circondati da 360 statue, non so, immagini, via dicendo. Io l'ho riscontrato in Ecuador questo. Scusa, mi puoi dire cos'è invece 28 gradi? Non l'ho perso quella... Ah, Mercurio non può distare più di 28 gradi. Più di 28 gradi dal Sole. E questo è un bel indizio che indica veramente che noi siamo in un sistema solare del vortice. Sì, perché se il Sole è prima e Mercurio qui il primo e noi siamo qui, certo che lui non può distare più di 30 gradi, è sempre lì nella vista del Sole, dietro al Sole, prima di noi. Vediamo. Allora, qui comincia il tragitto. Ho detto bene? Il tragitto, il percorso che dobbiamo... Qui comincia nell'embrione. Notate che nei primi giorni del ventre, che la spina dorsale, oppure i piedi, toccano la testa. Giacobbe, nella Bibbia, Giacobbe significa... in inglese heel catcher, heel catcher, e questa parte qui, pallone. Questo vuol dire Giacobbe, proprio così, il nome Giacobbe chi è? Israele, Isis, Ra, El, e tutto questo si trova qui. Israele. Isis, Ra, El. Isis e Ceris. Cervello. Ra. Cerebrum. Ra. El. Cerebellum. El. Israele è nella testa. Quindi, partiamo da questo esempio che ci ha dato George Carey nel libro God Man, The Word Made Flesh, che spiega questa bella storia del Tempio di Salomone, il corpo, e come l'ascensione dell'olio del Cristo, di questa energia che scala questa scala di 33 ossa, Gesù è morto a 33, qui, dove si trova Orione si trova sopra, alla spina dorsale, e si arriva qui. Credo che questo sarà l'ultima diapositiva per stasera, poi andiamo fuori, perché questa è la ruota sincretica di tutte le scienze. Qui si parte da Ariete, Tauro, Gemelli, fino al Tropico di Cancro. Qui c'è il Tropico di Capricorno, qui l'equinozio, qui si vede Ariete, cervello, cervelletto, qui c'è il talamo, qui parte da qui Ofiuco, da qui, quindi come? Ofiuco? È un eroe come Orione,
Perseo, ci sono sette sull'eclittica, sette eroi. Ercole c'è, che sono nell'eclittico, che quando si vedono, che risorgono dopo essere perduti sotto la terra e quando arrivano nella sua propria stagione, arriva un altro eroe. Ecco perché si diceva che Gesù, la prima venuta è venuta, la seconda deve venire. Si parla di questo, questa è la prima, questa è la seconda, perché sempre sta arrivando. I giudei stanno aspettando chi? Il Messia. Il Messia, sì. I cristiani stanno aspettando chi? La resurrezione. Il Messia. Che ritorni. Ma non si rendono conto che è già tornato, perché noi siamo qui ora. Nell'asse di Acquario, si dice che stiamo nell'era di Acquario, no? Eravamo qui per 2000 anni, sotto il pesce. Ora siamo qui. Sì, perché precessione va indietro. Bravo, facciamo questo. Ogni giorno le cose vanno in questa direzione, ogni anno vanno in questa direzione. Però la precessione, che è un ciclo di 25.000 anni, più o meno, va indietro. Quindi le ere, prima eravamo in pesci, prima di quello ariete, prima di quello toro, al senso contrario, perché precessione vuol dire andare indietro, precedere, precesso. Quindi ora siamo nell'era di Acquario. Acquario è regnato da Saturno. Set, opposto a lui c'è chi? Il Sole, Gesù Cristo, il Messia. Dentro la costellazione di Ora e di Leone c'è una stella che si chiama Regulus. Re, reggi, il re, il Messia, il Cristo, che è l'unica stella di quella ad alta densità, che si vede proprio brillante, l'unica stella che sta proprio sull'eclittica. Le altre più o meno, però Regulus, che regola tutto, perché il leone della tribù di Giuda, Giulio, Luglio, la Bibbia dice lo scettro non partirà da Giuda, il leone, e Gesù fu chiamato che? Il leone della tribù di Giuda, perché Gesù è il sole. Quindi Regulus è arrivato. Se noi diciamo che stiamo nell'era di Acquario, va capito che siamo anche nell'era di Leone. Perché lì, se l'equinozio vernale succede qui, ora, in Acquario, quello autunnale sta succedendo in Leone, l'opposto. Noi eravamo in pesci, l'asse di pesci vergine per 2000 anni. Vergine è qui sotto il sole, il terzo chakra. Quindi per 2000 anni la nostra razza per forza stava nei chakra bassi, per forza. Ora ci siamo avvicinati più verso cielo, capito? Siamo nel heart chakra. Perché per forza? Perché? Perché l'equinozio è lì, in questo asse di Horus e Set. Siamo arrivati al periodo di Horus e Set. Ecco lo Sfinge che dice. È la Sfinge che dice che aveva la testa di leone originariamente, no? Di toro. Non so, guardava la costellazione del leone. Sì. Quando è stata realizzata, poi dopo sembra che sia stata modificata dagli egizi dopo diverse migliaia di anni con quella forma, non so, ho letto. Alcuni dicono che c'ha la testa della Vergine, Leo, ah. Vergine vicini, alcuni dicono che è Set, alcuni dicono che
Sì, comunque c'è tante, ci siamo però, nello stesso momento, siamo con lo stesso periodo adesso. Il fatto è questo, il leone aspettava che tornava l'equinozio nel suo segno. Un marcatore equinoziale. Marcatore. La testa è di Set. Quindi adesso Set, con l'equinozio... Sappiamo chi è Set? Casa. È trasportatore. Saturno. Sì, Saturno, però c'era un faraone grandissimo, padre di Ramses il Grande, Seti I era lui, oppure colui che lui cercava di imitare nei cieli, certo che imitava Saturno è il boss, ogni eroe in terra ha sempre imitato uno dei sette, e nessun altro, uno dei sette, that's it, quindi qual era il punto che diceva la signora Serena. Sì, il punto qual era? No, volevo sapere, allora noi in questo equinozio qui da pochi giorni risiamo esattamente in quella posizione dal punto di vista appunto planetario di 26.000 anni fa, quando è così? Sì, proprio così, perché il fatto è quel leone lo spinge, sta aspettando qualcosa. Questo è l'unico asse nell'intero sistema dove c'è Horus e Set. Horus, Gesù Cristo. Allora, facciamo questo. Tempo? Potremmo spostarci, via. Finisco questo? Finisce? O no? Sì. Allora. Gesù Non è altro che Giove Zeus. Zeus. In inglese Jupiter Zeus. Jesus. Allora, Zeus era il figlio di chi? Cronos. Saturno. Sì, perché ricordiamo che la madre Rea, la madre nascondeva i figli perché Cronos mangiava i figli. Mangiava. Sì, perché? Allora lei ha coinvolto una pietra, l'ha coinvolto di una cosa e gliel'ha dato, ha detto questo è il tuo figlio, l'ha mangiato, eppure mentre Zeus l'hanno portato a Cipio, non so dove, per crescerlo, no? Quindi si dice che lui è Gesù, Zeus è il figlio di Saturno e Rea. Giove Zeus, Gesù. Nella Bibbia dice che è il figlio di? Dio. Questo lo faccio in inglese, perdonatemi, perché è più chiaro. Bisogna captare questo, è molto importante. È Maria, ok? Gesù figlio di Giuseppe e Maria, Joseph e Mary, padre Seth, Saturno, Maria, madre Rea, Maria, madre Rea, padre Seth, madre Rea. Quindi, mitologia, astrologia, questo è sincretismo. Finiamo qui e poi andiamo avanti. Beh, però, guarda, domani si parte da qui. Domani facciamo questo, ok? Facciamo tutto questo. I 12 sali, le 22 carte del tarocchi, i 12 sistemi. Respiratorio, scheletro, muscolare, via dicendo, i 12 meridionali di agopuntura, meridiani, nella testa, 12, e arriviamo a questo, arriviamo qui e partiamo da qui, questo è il nome, aspetta, questo l'ho tradotto, bravo, Crismo, Cristo, pane, pesce, sale, halos, olio, cera, perché proviene da qui, manna, Padre nostro in cielo, dacci pane, il pane quotidiano, qui,
viene il pane, perché quando si consuma tutto questo bello, prezioso aceto, si muore. Questo è il pane della vita. Gesù dice: io sono la pane, il pane della vita. Il pesce sale. Il pesce? L'odore. L'odore. Perché si chiama pesce? Perché ha questo olio ha l'odore del pesce. Eppure il sapore di sale. Notate l'odore dei fluidi del corpo. Sudore a volte, sì, sì. È il sapore del sale. È vero. Questi sono i fluidi che ci innaffiano il nostro corpo, vitali. E arriviamo, domani facciamo questo, poi facciamo vediamo quando la luna transita il nostro segno solare, si nasce qui in Betlemme, nella Vergine, sotto il cuore, si nasce qui un seme ogni mese in Betlemme, che si chiama Gesù Cristo, e i genitori sono Giuseppe e Maria, le ghiandole pituitaria e pineale. Giuseppe pineale, pituitaria e Maria. Perché il fluido deve essere differenziato da quelle due ghiandole, una positiva, una negativa. Arriva qui nel sacro, ci sono cinque parti qui, questa sono cinque ossa fusa. Questo oscilla e pompa l'olio fino a che arriva in cielo, cervello, ad Orione, da Ofiuco. Ofiuco è qui, in Scorpione. E se noi viviamo, moderatamente, questo succede naturalmente. L'ascensione succede naturalmente. Solo che il filosofo vuole affrettarlo. Okay? Domani facciamo questo.